E la poesia dice così, si intitola Tartaruga. E la poesia dice così. Potendolo evitare, chi vorrebbe essere tartaruga? Una rosetta dura, semovente, un elmo a quattro remi. Poco attrezzato ai rischi cui si espone, vogando verso i vegetali che si pappa. L'andatura è sgraziata, come portasse sul groppone un baule, e praticamente ogni pendio le frusta ogni desio. In modo tangibile si impantana fino all'assale del corso verso un che di commestibile. Quando tutto fila liscio, evita il solco che le convertirebbe il guscio in piatto di portata. Campa ben al di sotto di ogni fortuna, né sogna che un terno allotto trasformi il suo carico di terraglie in ali. La sua unica levità è la pazienza, lo sport delle vere creature. Bene, e così facciamo anche noi tante volte le tartarughe. Facciamo quando con pazienza e lentezza curiamo i nostri dolori e lo facciamo quando con pazienza e lentezza riportiamo la nostra attenzione al respiro e anche quando accettiamo che ogni crescita e ogni cambiamento richiede pazienza. Prendiamo dimora nella nostra posizione. Prendiamo dimora nell'appoggio dei piedi, delle gambe. Nell'appoggio del bacino. Prendiamo dimora nel senso di dignità ed elevazione della colonna vertebrale. Ma soprattutto prendiamo dimora nel ritmo del nostro respiro. Nel suo ritmico fluire. In questo prendere dimora ci invitiamo a diventare il nostro respiro. Non lo guardiamo da lontano, ma ci avviciniamo fino a diventare il nostro respiro.
andò nel suo ritmo. Possiamo accorgerci che ogni respiro è unico, è forgiato solo per questo momento. A volte lo abitiamo interamente. A volte scappiamo altrove. E allora potremmo guardare dove siamo scappati. E tornare con gentilezza ad abitare il respiro. Lasciare che il respiro sia radice. Tana. C'è pazienza nel tornare al respiro ogni volta che ci accorgiamo di essere altrove. Ma soprattutto c'è gentilezza nel nostro respiro, che ci accoglie sempre. C'è pazienza in molte cose della nostra vita quotidiana. Pazienza nei vestiti che aspettano riposti nell'armadio. Pazienza negli alberi che aspettano nuove foglie.
C'è pazienza nella notte quando aspetta il giorno e pazienza nel giorno quando aspetta la notte. Molte cose per crescere hanno bisogno della nostra pazienza. 9 mesi per un bambino, 3 mesi per una stagione. Così perché mai vorremmo scacciare qualcosa perché è troppo lento. Perché mai vorremmo scacciare una tristezza o un dolore? Anziché ascoltare con pazienza il suo insegnamento quotidiano. Potremmo accorgerci che pazienza è semplicemente dimorare in quello che c'è, senza volerlo scacciare. Così siamo pazienti nella gioia. Impazienti nel dolore. Allora guardiamo se nella nostra difficoltà e nel nostro dolore c'è qualche goccia di gioia. Guardiamo se c'è qualche elemento di bellezza. E scoveremo così la radice della nostra pazienza.
e quando ci sembra che la pazienza stia svanendo, portiamo una mano al cuore. Invitiamo così la nostra gentilezza a unirsi alla nostra pazienza. Lasciamo che da questo incontro sorgano le nostre parole di meta per questa giornata o per questa settimana o anche solo per questo momento. Lasciamo che la pazienza ci rallenti dalla nostra corsa e ci aiuti a trovare le parole giuste per questo momento.